Un weekend ricco di personalità e temi, quello del festival L'eredità delle donne, che si è chiuso ieri a Firenze con un grande successo di pubblico, peccato quasi esclusivamente femminile, e di critica. Tra gli ospiti della 3 giorni dedicata all'empowerment e competenze femminili, sotto la direzione artistica di Serena Dandini, Ilda Boccassini, ex procuratore aggiunto della Repubblica sul tema donne e leadership. Intervistata da Gad Lerner, ha detto di aver provato tenerezza guardando le immagini della commozione del nuovo presidente del Consiglio Meloni, della scena del compagno con la figlia e lei che giurava, e le ha augurato di non vivere quello che ha vissuto la Boccassini. Sentimenti ed Eros, invece, è il cuore dell'incontro Amore e Alti Disastri con Catherine Angel della University of London e autrice del caos editoriale Il sesso che verrà. Nel talk condotto dalla scrittrice fiorentina Elena Stancanelli, Giorgia Soleri, poeta, modella e attivista, nonché fidanzata di Damiano dei Maneskin, nota anche per essere affetta da vulvodinia. Poi Antonella Viola, l'immunologa spesso ospitata dalla Gruber, Lidia Ravera, giornalista che ha dato voce al desiderio delle persone su con l'età, mentre sabato le mondine di Novi Modena hanno